giorno di programma deve essere il frutto di un lavoro con i cittadini, con il consiglio comunale, e non il lavoro di pochi che decidono il futuro della rigenerazione urbana di Milano dei prossimi anni. Quindi noi siamo un partito che continua a essere un partito di governo, un partito che crede che sia importante riqualificare gli scali ferroviari, ma bisogna farlo in concerto con tutte le istituzioni e in concerto sia con i cittadini che con il consiglio comunale. Non si può pensare di far che il consiglio comunale sia chiamato solo a rettificare quello che la giunta decide. Ecco, ma posso chiedere a questo punto, dopo il voto, no? Dentro il centro-sinistra c'è stata una fortissima tensione e giubilo invece tra le file del centro-destra. Ripiloghiamo per chi non conosce la vicenda cos'è accaduto e quali sono gli effetti politici che si produrranno adesso. Gli effetti politici sono che l'effetto pratico è che salta l'accordo di programma sugli scali ferroviari, quindi deve essere rifatto ex novo. Dal punto di vista politico non esiste più la maggioranza in consiglio comunale. Chiederemo una verifica della maggioranza a questo punto, perché è evidente che non ci sono i numeri per proseguire. Non si è capito, grazie. Che questa maggioranza